Bello a tutti ragazzi, sono Swapgamer, oggi siamo tornati su Red Dead Redemption 2 e prima di proseguire con la storia principale abbiamo una cosa da fare, cioè andare a vedere la prima, credo, se andrà a buon fine esecuzione sulla sede elettrica della storia americana, a cui abbiamo anche dato una mano al professore, quindi adesso vediamo dov'è, direi di lasciare quel cavallo. E vediamo cosa farà il professore, cosa succederà e tutto. C'è un botto di gente. Un botto, c'è un po' di gente. E vediamo, quello lì è il criminale che abbiamo catturato, se si levano tutti. Andiamo in retro noi. La grazia della conoscenza. Non credo che è molto contento lui. Gli farà malissimo. Non è abbastanza potente. Poverino. La gente se ne va giustamente. Serve più potenza. Quasi gli sta bene. Sì, direi che se possiamo gli spariamo. Poverino, mi fa quasi pena. Eh no, non è tanto misericordioso per niente. Beh, ci sono pareri contrastanti. E quindi? Ecco, siamo stati ricercati. No, non possiamo fargli niente a lui. Vabbè, qua io direi che possiamo andarcene, ragazzi. Questa è andata male, io scappo e ci rivediamo alla prossima missione. Allora, come al solito, è sbucato un punto di domanda a caso e mi ha portato in questo vivaio, sembra, sempre a Saint-Denis. E vediamo cosa vuole. Poi proseguiremo ovviamente per la storia principale, ma approfittiamone. Elgin and Wasp, purveyor of the exotic and the excrement. Duchesse e altri animali. Ma Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? No. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. Sì, But, proprio. you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. È un po' And what strano is it sto you do, tipo. Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist. I suppose I'm kind of an adventure. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian? No, 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 no. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble is more their specialty. I fear China will always elude them. Why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer. A wanderer, a lost soul cast out from heaven? Più o meno. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay.
I'll see what I can do. Thanks for the tea. Thank you. Vabbè, altre missioni secondarie, buono ragazzi. Direi veramente buono, ma ora non credo che abbiamo tempo, anzi, dobbiamo assolutamente andare avanti con la storia principale, quindi dovrebbe essere qua vicino, tra le altre cose, più o meno, sì. Qua c'è qualcuno che come al solito vuole parlarci e... sì, Trelawney, come cavolo si legge? Boh, Josiah, vabbè, andiamo da lui e vediamo cosa vuole. Siamo arrivati alla prossima missione, una piacevole notte in dissolutezza. E dobbiamo aspettare, credo. Aspettiamo. A parte che era già notte, però è giorno ora, non si sa perché. E quindi? Ah, ok, eccolo. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. What? Well, you più elegante di così è possibile. Like not if you want to fit in so well no one realizes you're there to rob the place. Now come on. What are you talking about? That suit is not. Andiamo a farci belli. Come along, dear boy, come along. Andiamo. Ma seriamente? Ce lo vedete Arthur vestito elegante? Yes, my friend here is in need of a new suit. Sfogliamo il catalogo, vediamo cosa. Cosa ci propongono? Allora. Adesso scelgo l'abito. Ah, per forza questo devo usare. Sì, non mi fanno usare altro. Leggiamo un attimo. Completo in tre pezzi da città su misura, da sfoggiare con amici e parenti. Ragazzi, vi lascio il tempo di leggere un attimino, al massimo mettete in pausa. Devo prendere per forza questo. Sono praticamente obbligato. Ma che bello che è. Acquistiamo questo per forza. Male male. E il cappello, i capelli, non me li sistemo. Vabbè. Accontentiamoci di questo. Adesso siamo un signore. E il bastone non ce l'abbiamo. Tra l'altro non ho capito cosa dobbiamo andare a fare. Adesso vediamo dove ci porta e vediamo il da farsi. Allora ragazzi, in pratica siamo andati anche a farci barba e capelli. Dobbiamo andare a fare, credo, una rapina. Quello sono sicuro, ma non ho capito le modalità. Immagino sarà qualcosa inerente a qualche gioco d'azzardo. Mi sono perso qualche dialogo, a dire il vero. Perché stavo giocando col cane mentre facciamo il viaggio in carrozza. Quindi, cioè, giocando, stavo facendo le coccole al cane, quindi non... ho perso qualche dialogo. E adesso vediamo, credo sia una partita poker da quello che ho sentito mentre mi parlavano in cuffia. Vediamo adesso, noi abbiamo lasciato giù tutte le armi. Ci siamo impomatati tutti, ci siamo cambiati d'abito. E adesso vediamo cosa ci faranno fare, soprattutto se riusciremo. Ok, non avevamo proprio le armi, quindi siamo a posto. Eh già. Praticamente dobbiamo rapinare... Sì, credo che sia poker. Dobbiamo andare alla cassaforte dove ci sono tutti i soldi. Il problema è che siamo su un battello, su un fiume, pieno di gente, di guardie armate. E quello sarà il vero problema. E dobbiamo seguire le istruzioni di Strauss. Quindi credo che qua sarà il nostro posto, è l'unica sedia libera. Giochiamo a poker e cerchiamo di sbancare, credo. Arthur Callahan. Sorry, I'm late. I had some unfinished business at the bar. Desmond Blythe. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this. Vediamo cosa dobbiamo fare. Tra l'altro, allora, per sentire Strauss. Bisogna schiacciare R1. E io non so cosa fare. Tocca a me.
Strauss fa cenno di lasciare. Si lascia con quadrato. Ok. I soldi non sono tanti, sono $56. In fin dei conti. Io non avevo nemmeno... Cos'è che avevo in mano? Non ho nemmeno guardato. Ah, bisogna lasciarlo vincere un po' per poi dargli la mazzata. Ci sta. Direi che vince il Triss. Per ora. Mr. Blythe wins with three queens. Ha vinto con le tre regine. Ah, li ha buttati fuori così. Abbiamo tanti soldi noi, quindi possiamo... E abbiamo soprattutto il mazziere della nostra. Sperando che non si accorga di nulla. Vediamone cosa abbiamo. Vediamone cosa abbiamo. Doppia donna. Cosa faccio? Strauss. Punta, puntiamo. Regoliamo la puntata. Rilanciamo di $10 per ora. No, non credo che sia troppo per noi. Vediamo cosa dice di fare Strauss. Non ci dice niente di fare Strauss. Io vedo. Strauss non ci dice di fare niente. Io faccio come doppia donna, non è male. Ok, Mr. Callahan, I'm all in. All in. Strauss. Strauss. Vediamo. Tanto poi a me rimangono $100,000. Non mi dice niente Strauss, quel merda. Asso Jack, donna donna. Asso Jack e donna donna, K3. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. No. Ah, gli facciamo puntare dei soldi veri? Ah, ci ho dato anche dello zotico. I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay. I trust you. Now play as you wish. Ma quanto varrà sto fantomatico? Cornwall, big oil man like you. Of course, we've crossed paths. Dobbiamo vincergli l'orologio. Qua sarà dura. Allora, KK. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. E facendo di puntare tutto. All in, allora. Se lo prendiamo in quel posto. Coppia di re sotto, coppia d'assi. Porco cane. Tris d'assi, Jack e due. Porco cane. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace high diamond flush. God damn you! Cosa che... No offense. None taken. Scusate, non l'ho visto. Unlucky Desmond. Now. Forgive my lack of discretion, but mi sono perso delle carte. Ah, avevamo colore, mi sa. Shall we go and have a look? Why not? Ragazzi, io poker non ci gioco da mille anni. Please, cash these out for me. I started last week. Good. Quindi. Sure. Perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me. Così semplice. Come with me, sir. Ok, meglio che li seguo e non lo procedo, non si sa mai che succeda qualcosa con le guardie. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times.
E vediamo cosa facciamo appena arriviamo alla cassaforte, più che altro. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Ok. Next, we'll be hiring negroes. Un po' di roba razzista. Adesso è meglio che arriviamo alla cassaforte e vediamo cosa succede. Siamo arrivati dove c'è la cassaforte. E ora tecnicamente dovrebbe... Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Ok. Disarmiamolo. Disarmiamolo e rubiamo tutto quello che c'è. Il problema è che se ci beccano siamo pur sempre su un battello. Svuotiamo la cassaforte. Ok, questo credo sia un headshot fotonico, tra le altre cose. Aveva due pistole, il merda. Svuotiamo la cassaforte, facciamocela, spero. Ci sarà un botto di roba qua dentro, ma no. Secondo me non è che facciamo un gran colpo con tutto quello che abbiamo. Adesso prendiamo... No, niente, volevo rubargli quello che va addosso, ma non è possibile. Quindi, nemmeno qua. E niente, raggiungiamo lui. Al momento non hai né cinturone né la bisaccia, lo so, però avevo una pistola in mano, tecnicamente. E soprattutto speriamo che nessuno ci abbia sentito. Ok. How exactly are we getting out of here? Non quello è il problema. Come usciamo da qua? This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. Oh God. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare, più che altro perché, come vi ho detto, guardate, siamo lontano da tutti e da tutto. In mezzo all'acqua e abbiamo dei soldi, non possiamo buttarci in acqua. Rovineremo tutto. A meno che non siano gioielli, quelle cose lì. Però l'orologio sicuro si rovina. Which it surely will. Sì, sicuramente la situazione precipiterà. Anche se per ora sembra tutto tranquillo, soltanto due guardie hanno sentito. At the time of my life. You boys sure know how to put on a show. It's wonderful. Ah, look, there's your friend. Siamo arrivati al bar. Don't be a sore loser, friend. Something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is, shoot that man! Ma cosa è successo? Ma porco cane, sapevo che sarebbe degenerato tutto alla grandissima. Porco cacchio. Ma perché? Ma perché? Ok, allora, tanto noi in fin dei conti. Non sarà molto difficile. Porco cacchio. No, si è spostato all'ultimo. Perché ci metti 6 ore a ricaricare? Ok. E non so quanto andrà bene sta cosa, eh. Ok, questo è andato. Stiamo ricaricando il ricaricabile. Oh, preso mentre cadeva. Questo è culo. Questo è super culo. Non possiamo fuggire dal battello. Com'è possibile? Ok, aiuto. Fuggiamo. Credo di dover andare proprio di qua. Andiamo. Ah, così? Vabbè. Fuggiamo così, a nuoto. Well, never a dull moment. Yeah, that's one way of putting it. So... How much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Io non abbiamo fatto tantissimo, ragazzi. Per niente proprio. Qualche migliaio a testa non è tanto. Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. We'll give it back then. All right, come on. Ce lo teniamo noi l'orologio, figo. Comunque, abbiamo fatto un migliaio di dollari a testa, quindi non è che sia proprio tantissimo. Dobbiamo riuscire a fare un colpo per poter scappare e non fare più colpi. È quello l'obiettivo, tecnicamente.
Questo qua non credo sia stata una cosa grossissima. Adesso vediamo poi comunque sia quanti soldi ci danno a testa. Anzi, lo vedremo adesso, credo. Dovrebbe aggiungermi la porto. Abbiamo fatto nemmeno 1.000 dollari, quindi direi che più o meno, molto più o meno ci sta. Ma adesso direi di andare a vedere. Allora, abbiamo ancora un po' di missioni. Qua volendo ci abbiamo quella di Charles, la vita d'artista, ok, perché ci ha invitato alla sua mostra. E poi dobbiamo tornare all'accampamento per parlare con Sadie. Ha bisogno di parlarvi, vabbè, Cavaliere Apocalisse, vabbè. Adesso comunque sia, queste cose qua le faremo nel prossimo episodio perché questo è finito. E quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Bella!